Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Faccio questa piccola introduzione a quello che sarà il video sulla spiegazione del finale perché ho appena finito Rebirth, quindi sto registrando quasi di getto questo piccolo intro proprio perché ci tengo innanzitutto a ringraziare tutti quelli che mi hanno seguito durante questa avventura e ovviamente ringrazio anche quelli che magari mi seguiranno dopo, magari conoscendo il canale e approfittando di guardare anche ciò che tratto sul mio canale. Detto ciò, faccio questo video letteralmente, non dico di getto perché ovviamente ho interiorizzato e tutto, ma vi posso assicurare che non ci ho praticamente dormito la notte. Ho riguardato e riguardato i filmati e riscritto tutto quello che vi comunicherò tramite questo video, quindi spero che questo lavoro possa effettivamente piacervi e possa anche permettermi di condividere questa mia gioia, questa mia felicità con tutti gli appassionati di Final Fantasy in generale, ma soprattutto di Final Fantasy VII. Detto ciò, vi lascio il video, spero che vi possa piacere e noi ci becchiamo con un prossimo appuntamento. Final Fantasy VII Rebirth è assolutamente un titolo incredibile, molto lineare ed estremamente bello da giocare, fino alla parte finale, dove le idee potrebbero confondersi un momento. Per cui, eccovi questo mio riassunto su quello che effettivamente il titolo in questione vuole comunicarci. Ovviamente avviso tutti i visualizzatori di questo video che ci saranno spoiler, sia di Rebirth che del gioco originale, quindi fate attenzione. Partiamo con ordine, ovvero dal finale del progetto Remake, dove visualizziamo per la prima volta ciò che le nostre azioni hanno fatto, ovvero aprire due linee temporali, dove nella prima abbiamo il nostro party che prosegue la sua storia originale, mentre dall'altra parte Zack sopravvive all'assalto finale dei soldati Shinra. Il fatto che si stia parlando di diverse linee temporali ci viene suggerito dal cagnolino Stamp, che avrà un ruolo importantissimo per quanto riguarda la guida alle varie timelines, perché sì, con il capitolo di Rebirth si è ufficialmente aperto il multiverso di Final Fantasy VII. C'è chi potrebbe gioire e chi potrebbe storcere il naso, ma per il momento andiamo avanti e mettiamo tutto in ordine. Nella parte finale di Rebirth è proprio Sephiroth che ci spiega questa natura e come funziona il tutto, ovvero tramite le scelte che noi protagonisti facciamo durante il nostro Unknown Journey. Per esempio, nel remake, sconfiggendo il boss finale, si è data vita alla timeline di Zack che sopravvive. Mentre nel nuovo capitolo di Rebirth, Zack deve decidere chi salvare tra Biggs, Cloud ed Aeris. Come detto precedentemente, il cane Stamp ci viene in aiuto e ci fa visualizzare meglio ciò che sto spiegando. Infatti, nella timeline originale abbiamo un Beagle che indossa un elmetto militare. Nella seconda timeline, ovvero dove Zack sopravvive, Stamp è rappresentato da un barboncino che indossa un elmetto. Dove viene salvato Biggs, invece, abbiamo un Carlino che indossa un elmetto. Ed infine, dove Zack vuole salvare Aeris, seduto davanti alla chiesa del settore 5, abbiamo la scena dove Johnny ha in braccio un altro cane con un collare ma senza elmetto. Possiamo notare altre differenze anche durante l'appuntamento con Aeris, ma per il momento ritorniamo a Zack e alle sue scelte. Nella sua decisione di salvare Cloud e Biggs, il Soldier viene nuovamente braccato dai soldati Shinra, che stavolta lo eliminano davvero. Anche dove sceglie Aeris non fa una bellissima fine. In tutto ciò abbiamo anche il ritorno dei Numen, che a quanto pare non possono essere sconfitti totalmente. Quindi in tutto ciò, che senso hanno questi multiversi? Ed è qui che lo stesso Sephiroth ce lo spiega. In quanto nella versione originale di gioco vuole dominare il pianeta, che secondo lui gli spettava di diritto. Qui invece le sue manie di grandezza vengono ulteriormente esagerate, in quanto il cattivo più figo della storia non si accontenta più di dominare una realtà, ma bensì tutte. Così, con il suo progetto di Reunion, che in questo caso è sì l'unione delle cellule di Genova, ma al tempo stesso l'unione di tutti gli universi presenti. Ma come può effettivamente realizzare questo processo? In realtà la risposta è più semplice del previsto. Infatti, anche le linee temporali, o pianeti, chiamateli come volete, possiedono una loro energia vitale, che una volta esaurita viene assorbita dall'infinito. In pratica, tutti i pianeti possiedono il loro lifestream, che Sephiroth vuole congiungere in un'unica realtà.
Per questo infatti ha bisogno della Black Materia, in quanto tramite essa è possibile accumulare il Lifestream ed evocare la magia di Meteor, che collidendo coi pianeti ormai privi, possano in un modo distruggerli. A tutto ciò però c'è un ostacolo che deve essere eliminato, ovvero Eris, che tramite la White Materia potrebbe invocare Sancta e mandare a monte tutto. In Rebirth Sephiroth riesce nel suo intento, ovvero eliminare l'ultima dei Cetra, che però a quanto pare ha volutamente compiere questo destino sapendo come tutto sarebbe andato a finire. Infatti nel remake la Eris che abbiamo incontrato era palesemente onnisciente, cosa che ci viene confermata in Rebirth con la piccola Marlene, che conosce già il destino dell'ultima Cetra e mette in guardia Zack, che da lì a breve sarà costretto a compiere le sue scelte. La White Materia che viene affidata ad Eris da sua madre in punto di morte viene depotenziata in continuazione dai Numen nel capitolo di Remake. Infatti la giovane Cetra durante il capitolo finale non riesce a cambiare il futuro, ne modifica solo alcune parti, esaurendo così il suo potere come abbiamo avuto modo di vedere nel capitolo di Rebirth. Dove Eris non si comporta più come prima e sembra essere ignara di ciò che la aspetta. Ma è qui che il multiverso rimette tutto in riga. Infatti è un'altra Eris che riesce a consegnare la sua White Materia a Cloud, che tornando nella sua linea temporale riesce a scambiarla con la sua Eris, ricevendo in cambio la materia ormai esaurita dal capitolo precedente che avrebbe modificato probabilmente ancora una volta la storia. Così facendo Eris si è condannata a morte, ma con l'assicurazione di salvare il mondo. Fermi, non è finita qua. Perché Cloud questa volta, a differenza della storia originale, riesce a deflettere il colpo di Sephiroth, aprendo così probabilmente un'altra linea temporale, che ci viene mostrata con le immagini di Eris coperta di sangue e non. Per il momento però ciò che sappiamo e che abbiamo visto è che Eris effettivamente muore. Ma possiamo esserne davvero sicuri? La mente di Cloud, in questo capitolo di Rebirth, gioca spesso brutti scherzi, a causa del suo decadimento cellulare e dalle illusioni create da Genova stessa. Ed anche nel finale ne abbiamo la prova, dove tutti piangono la scomparsa della loro compagna, mentre Cloud invece è l'unico che può vederla ed addirittura avere conversazione con lei. La parte finale del gioco è assolutamente spettacolare, con una sequenza incredibile di combattimenti e diverse fasi boss, mentre nel vero combattimento finale vediamo ciò che probabilmente molti speravano, ovvero il ritorno di Eris. Ma non illudetevi, perché la sua compagnia è solo temporanea. Infatti, dopo aver adempiuto al suo compito da Cetra, essa si riunisce al pianeta. La cutscene finale è quella che probabilmente mette le radici su quello che sarà il finale di questa trilogia, inserendo diversi elementi di discussione futura che permetteranno un po' a tutti di speculare. Come ad esempio la capacità di Cloud di vedere gli squarci di Lifestream nel cielo e di come, rendendosi conto di possedere ancora la Black Materia, la inglobi nella sua spada Potence. Il gioco infine si conclude con le promesse di Eris e Cloud, dette rispettivamente prima di separarsi e mettersi in viaggio, dove Eris promette a Cloud di pregare per stoppare la comparsa di Meteor, mentre Cloud promette ad Eris di eliminare definitivamente Sephiroth, così come succede effettivamente nella storia originale. Anche Zack però, che a quanto pare è sopravvissuto, promette qualcosa a se stesso, e chissà che magari nel prossimo capitolo possa effettivamente riunirsi a Cloud ed Eris, però ancora vivi. Per quanto riguarda invece il Secret Ending, vediamo come effettivamente Glenn in realtà sia una manifestazione di Sephiroth, che lo ha sfruttato solo per tenere alla larga Rufus dalla terra promessa tanto agognata, impegnandolo in una nuova guerra contro la regione di Wutai. Una volta ucciso nuovamente alle spalle, Rufus si accorge che quello a terra era solamente un altro dei mantelli neri. Per cui, cosa succederà nel prossimo capitolo? Ci sarà la possibilità di poter costruire il proprio finale? Chissà. Per il momento direi che questo è tutto. Spero che il video in questione vi sia piaciuto e che vi abbia un pochettino aiutato a fare d'ordine. Ditemi cosa ne pensate ovviamente a riguardo sotto nei commenti e ovviamente vi direi anche iscrivetevi ai canali. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo come sempre con un prossimo video. Bye bye!